e Stefania Torres Martinez. Grazie al GUE per aver permesso la realizzazione di questa iniziativa. Grazie al gruppo consigliere Milano in Comune e a tutte le 50 e più associazioni che hanno aderito al comitato Salute Senza Padroni e Senza Confini. Prima di leggere la dichiarazione finale, io però vorrei ringraziare anche altre persone che con noi hanno lavorato in questi giorni. Vorrei ringraziare Luca, che ha lavorato con me gomito a gomito per oltre un mese. Ha imparato anche a fare i conti con il mio carattere. Ringraziamo la disponibilità sempre dello staff di Milano in Comune, di Leo e di Livio, che hanno permesso di presentazione. Ringraziamo Roberto, il nostro agente a Lavana, cioè a Bruxelles, senza il quale veramente non si poteva lavorare, che ha fatto da tramite con i due per poter realizzare tutto questo. Prima di leggere la dichiarazione finale vorrei veramente ringraziare tutti quelli che anche oggi hanno fatto un grande lavoro di volontariato per permettere il funzionamento della giornata di oggi, i relatori, i coordinatori, i coordinatori di sessione e sicuramente le traduttrici e lo staff di base, senza le quali oggi sarebbe stato difficile mettere insieme i relatori provenienti da ogni mese. Grazie. La dichiarazione che leggo cerca di riassumere un po' la giornata di oggi, evidentemente non può essere esaustiva, quindi se ci sono altre osservazioni, noi abbiamo una mail che funziona per il comitato che ha organizzato l'iniziativa, che è diritto alla salute 2017@gmail.com. Lasciamo aperta questa dichiarazione per qualche giorno, perché se c'è qualcosa da aggiungere ci potete mandare però delle frasi, non un documento intero. L'ultima volta che ho detto così mi era arrivato un documento di 32 pagine di consiglio. Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, fin dalla sua nascita, nel 1946, si è posto l'obiettivo di raggiungere da parte di tutte le popolazioni il più alto livello possibile di salute, definita come una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto come assenza di malattie o di infermità. A 70 anni da questa affermazione di principio, la realtà è molto differente e l'obiettivo posto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è ancora lontano dall'essere raggiunto. Ambiente, welfare, servizi sanitari e accesso ai farmaci essenziali sono minacciati da logiche di privatizzazione e profitto che aumentano le disuguaglianze. Il 5-6 novembre è in programma a Milano l'incontro dei ministri della salute dei paesi del G7 per discutere dei cambiamenti climatici, salute della donna e degli adolescenti e resistenza anche microbica. Non ci sentiamo tutelati da chi in questi anni ha promosso in maniera sia occulta che palese politiche di privatizzazione dannose per la salute. Ci siamo quindi ritrovati come società civile e mondo scientifico non compromesso per affermare che la salute è un diritto di tutte le persone e non può essere commercializzata. Disuguaglianze sociali e povertà come causa di malattia. Su questo argomento noi riteniamo che la salute e la malattia non si distribuiscano in modo uniforme nella popolazione, ma dipendono da determinanti sociali di tipo economico, culturale e ambientale, a loro volta legati a molteplici fattori, tra cui genere, provenienza, accesso ai diritti di cittadinanza. In particolare, malattie e mortalità colpiscono maggiormente le persone appartenenti alle classi sociali più svantaggiate. Le politiche di austerity messe in atto nella maggior parte dei paesi dal 2008 in avanti hanno peggiorato la situazione, quando invece sarebbe stato necessario investire maggiormente nei sistemi di welfare per contenere l'impatto della crisi sulla salute. La tutela della salute è dunque prima di tutto un fatto politico, legato alla distribuzione delle risorse nella società, è una questione di giustizia sociale. Per questo chiediamo politiche di tassazione maggiormente redistributive, rafforzamento del welfare,
condizioni di vita e di lavoro che tutelino la salute di tutte le persone, senza alcuna forma di discriminazione. Capitolo: i sistemi sanitari e le diritti alla salute. I governi della maggior parte dei paesi, anche quelli che si sono dotati di un servizio sanitario nazionale, da anni riducono le risorse assegnate alla tutela della salute nei loro bilanci, perseguono politiche di privatizzazione dei servizi e riduzione dell'accesso universale e gratuito alle cure. Questo ha minato i principi fondanti di universalismo e solidarietà e prodotto ulteriori disuguaglianze nella tutela della salute della popolazione. Alla sistematica riduzione dell'impegno pubblico in sanità corrisponde spesso una precisa suddivisione: un servizio sanitario pubblico a ribasso per i meno abbienti o per chi non ha una sufficiente tutela contrattuale, e dall'altro una sanità privatizzata differenziata a seconda dei benefit previsti dai contratti lavorativi o solo per chi se la può pagare. Eppure è stato dimostrato che i sistemi sanitari pubblici sono più efficaci di quelli privati, offrono maggiori garanzie nella tutela della salute e sono meno costosi da un punto di vista economico. In vista di una campagna di mobilitazione internazionale verso il 7 aprile, giornata mondiale della salute, in cui prenderemo la parola contro la mercificazione della salute e la privatizzazione della sanità, ci impegniamo a promuovere e difendere i seguenti principi. Primo, la tutela della salute è un diritto fondamentale e non una fonte di profitto. I servizi sanitari devono essere perciò protetti da ogni logica di mercato. Due, prevenzione e promozione della salute devono essere al centro di tutti gli aspetti della vita e del lavoro. 3. Per garantire prestazioni sanitarie utili, necessarie ed efficaci, accessibili a tutti e a tutti, senza vincoli di cittadinanza, è necessaria una responsabilità dei governi, che devono investire risorse adeguate. 4. Il finanziamento dei servizi di tutela della salute deve essere di tipo progressivo, basato sulla fiscalità generale e sul principio di redistribuzione delle risorse. 6. Le persone, attraverso una partecipazione democratica, devono giocare un ruolo attivo nei propri percorsi di cura e nella definizione delle politiche di salute locali, nazionali e globali. Accesso ai farmaci e accordi TRIPS. Dopo una lunga e approfondita analisi della situazione mondiale, segnata da enormi disuguaglianze nell'accesso ai farmaci, abbiamo individuato i seguenti obiettivi di lungo termine, ai quali dobbiamo puntare per ottenere un reale cambiamento. Primo, promozione della ricerca pubblica indipendente a livello nazionale ed europeo, oggi limitata rispetto alla ricerca finanziata dalle multinazionali, indirizzata a problemi prioritari per la salute pubblica e realizzata nell'ambito dei sistemi sanitari pubblici. 2. Elaborazione di nuove forme su sperimentazione, produzione e commercializzazione dei farmaci, a partire dalla revisione dei criteri europei di approvazione dei nuovi farmaci, spesso messi in commercio con indicatori surrogati senza tener conto dell'impatto su sopravvivenza e qualità di vita. 3. Per i prodotti innovativi di provata efficacia, se il prezzo richiesto dai produttori comporta un pericolo di razionamento, è necessaria applicazione della licenza obbligatoria per mancata attuazione, secondo la normativa del codice della proprietà intellettuale e sospensione del brevetto, come previsto dagli accordi TRIPS. 4. Creazione di aziende pubbliche per la produzione dei farmaci. Cambiamenti climatici e salute. È ormai provato che i cambiamenti climatici, provocati dall'attuale modello di sviluppo, modificano alcuni dei determinanti sociali e ambientali della salute, come la qualità dell'aria, l'accesso all'acqua potabile e una sufficiente nutrizione. L'OMS stima che tra il 2030 e il 2050 i cambiamenti climatici causeranno circa 250.000 ulteriori morti l'anno, dovuti a malnutrizione, malaria, diarrea e stress del calore. I costi dei danni diretti per la salute, escludendo quindi i costi nei settori di supporto, si stimano attorno ai 2-4 miliardi di dollari l'anno entro il 2030.
Negli incontri istituzionali, i programmi per contenere il riscaldamento globale vengono puntualmente disattesi. La situazione continua a peggiorare, soprattutto per le popolazioni più povere, con i disastri climatici che aumentano in numero e intensità, causando anche gravi danni alla salute. Per queste ragioni ci impegniamo per promuovere attività di formazione, informazione e sensibilizzazione sul tema del cambiamento climatico, per produrre da un lato modifiche nel comportamento individuale e collettivo in un senso di riduzione dei consumi, dall'altro un'azione dei governi per il rispetto degli obiettivi a livello mondiale. Chiediamo che le fonti energetiche fossili siano progressivamente abbandonate e sostituite in tempi certi da quelle più favorevoli impatto ambientale. In conclusione, siamo consapevoli che questi obiettivi potranno essere raggiunti solo se riusciremo a realizzare una forte comunanza di intenti tra i movimenti sociali di tutto il mondo e anche i qualificati settori del mondo scientifico. La giornata di oggi è stato un passo in avanti in questa direzione. Mettiamo a disposizione i tanti e validi contributi usciti dalla discussione odierna, che rappresenta una tappa nel percorso avviato 16 anni fa dal Forum Sociale Mondiale. Siamo consapevoli che un mondo migliore, a misura di ogni essere vivente, può solo essere il frutto di uno sforzo collettivo e condiviso di milioni, anzi di miliardi di persone. E noi, da sempre, ci sentiamo parte di questa comunità in lotta e in cammino. Grazie. Grazie. Ringraziamo ancora Stefania che è riuscita ad arrivare al nostro forum giusto in tempo e che ci ha dato un contributo importante, perché noi continueremo la collaborazione col GUE. E ricordiamo a tutti che domani dalle 9 poi in via Olio 26 c'è la riunione delle reti, dei movimenti e delle associazioni italiane impegnate sulla salute per identificare un'agenda nazionale. A Olio 8, sbagliato, via Olio 8, a quest'ora c'è qualche scherzo, Olio 8 dalle 9 di domani mattina, le reti italiane per un'agenda comune. Grazie, buona serata a tutti.